Pierluigi Paoletti, con cui non ci siamo trovati in accordo su alcuni punti, ma stimo senz'altro pienamente quello che ha fatto e quello che sta facendo. Quindi quello che io sono da dire questa sera è qualcosa di un po' più aggressivo rispetto alla tattica che adotta normalmente Pierluigi. Lo faccia, lo faccia. Allora, io sono un sanguigno, non so se si vede anche dall'atteggiamento, e stasera volevo parlare di un argomento che aleggia fin dal primo intervento, ma che per qualche motivo nessuno ha ancora evidenziato. Mi ero preparato qui per entrare nei 12 minuti canonici che mi era stato detto che avrebbe dovuto durare l'intervento, però adesso Nino è tutto sconvolto, quindi chiaramente mi ha detto vai a mano, vai a braccio, e quindi andrò a braccio. Allora, il problema, secondo me, per cui siamo qui tutti stasera ad ascoltare quello che noi abbiamo da dire, è che c'è qualcosa che vaga nell'aria, di cui percepiamo il sentore, che però nessuno riesce a identificare bene. Ed è uno dei motivi per cui chiaramente vanno alla grande i libri catastrofistici, i libri di svelamento e i libri che parlano effettivamente di verità poco conosciute, anche occultate. Mi ero preparato qualcosa di scritto perché volevo dare delle cifre esatte, e quindi avrei avuto piacere di leggerlo perché avrebbe avuto un senso ben più chiaro. Però quello che voglio dire io è che qui appunto quello che aleggia è che sentiamo che siamo stati traditi. Siamo stati traditi dai nostri rappresentanti, dai nostri servitori, dalle nostre istituzioni, dai nostri governanti, dai nostri amministratori. Tutta questa gente, qualcuno mi sembra forse che Luigi l'ha detto poco fa, ha dimenticato il ruolo che ha dimenticato le funzioni che ha e soprattutto non fa quello per cui è stato eletto nella posizione in cui è stato posto. Quindi il problema oggi è che non c'è più nessuno che ci possa proteggere, l'ha detto lui anche poco fa, per Luigi, non c'è più nessuno che possa portare avanti i concetti stabiliti dalla Costituzione, lo diceva poco fa qualcun altro. Il problema è che il cittadino, anche se prende coscienza di sé e prende coscienza di quello che gli è stato fatto, oggi è stato messo a seguito di una serie continua da almeno 25-30 anni nella condizione di non più nuocere, cioè praticamente noi non possiamo più fare niente legalmente contro questa situazione. L'unica soluzione che possiamo adottare è la rivolta più o meno legalizzata alle leggi che ci stanno distruggendo. Allora, io stasera volevo parlare appunto di una serie di leggi che hanno stravolto il nostro modo di vivere. In particolare, per ridurre ai minimi il tempo del mio intervento, parlo della legge 130 del 1999. Detto così, nessuno di voi sicuramente sa che cosa è, ma questo numero ha creato milioni di drammi. Solo nel 2008 questa legge ha prodotto circa 3 milioni di senza casa. Avete capito? 3 milioni di persone sul lastrico. 800.000 pignoramenti solo nel 2008. Nel 2008 le nostre care banche che piangono miseria e si fanno dare 30 miliardi di euro praticamente a fondo perduto, hanno pignorato 800.000 case ai cittadini italiani. Fra l'altro, questo fatto è successo anche a due miei amici, ed è per questo che io sono venuto a conoscenza, ho approfondito la cosa, che è veramente una cosa ignobile.
Allora, fino al 2003, perché poi per entrare in vigore ci sono volute una serie di altre leggi, praticamente esisteva l'obbligo da parte del creditore di andare dal giudice e farsi autorizzare tutte le varie fasi per reperire il suo giusto prezzo e quindi fare tutte le varie disgiunzioni, eccetera, eccetera. Tutto questo, appunto, quando è stata introdotta questa nuova legge, non è più necessario per tre categorie di creditori. Parliamo di banche, finanziarie e assicurazioni. Cioè, questi signori basta semplicemente che dicano che voi siete loro creditori e mandano al giudice, anzi al cancelliere, un tabulato in cui risulta la vostra insolvenza. Voi vi trovate immediatamente nella situazione di essere, oddio, il termine? Immediatamente esecutiva. Con questa legge poi, questa legge in particolare è quella famigerata delle cartolarizzazioni, non mi viene mai manco la parola. Ecco, questa legge praticamente permette a chi ha questi crediti incagliati, come dicono loro, o inesigibili, come dovrebbe essere, questa legge ha permesso che questi crediti inesigibili erano incagliati per qualche motivo, perché si vede che c'era qualche ragione pure del debitore che andava presa in considerazione, e di fronte a un giudice queste considerazioni avrebbero avuto il loro giusto peso. Invece con questa legge le nostre grandi banche, che appunto manovrano i politici, perché una legge così infame solo pagando si poteva fare. E che cosa hanno fatto? Ovviamente hanno messo a disposizione delle banche la fruibilità di questi crediti. Questi crediti sono andati agli stock change, non in Italia, ma a Londra o in America, dove sono stati infilati nei fondi tossici. In questi fondi tossici poi sono stati comprati dagli investitori internazionali, per la maggior parte quelli più ricchi, che potevano avere più soldi. Per cui per esempio le Mantovadas, che è fallito l'anno scorso, ma che poi è stato preso da First City Bank, che adesso pretende l'appartamento del mio amico Luigi Rossi. E il mio amico Luigi Rossi deve fare una causa internazionale, con tutti i costi che ci sono ovviamente in una causa del genere, per farsi spignorare la sua azienda, la sua casa, le dice conti bancari. Luigi Rossi non è uno qualunque, è un ricercatore del CNR, è un ingegnere, ha una sua azienda personale, non è una persona imbecille, è una persona molto intelligente, e aveva un contenzioso con la sua banca di, nel 93, di 8.800.000 lire. Ha chiuso, per non sentirne più parlare, nel 2003 a 13.800 euro, cioè ha pagato tre volte il capitale iniziale in 10 anni, e pensava che fosse finita lì, e invece no. L'anno scorso si è ritrovato debitore di Lehman Brothers, della consociata italiana, che nel frattempo è fallita, insomma, tutti i vari passaggi, quindi il suo debito, lui non sapeva più, non aveva un debito, non aveva nessun debito con nessuno. Adesso invece ha un debito da 88.000 euro. E questo può succedere a chiunque di voi. Un altro amico, pensate, sta a Terni, lo stavo dicendo un attimo poco fa, questo signore mi ha telefonato disperato tre mesi fa dicendomi che aveva bisogno di aiuto. È un mio collega, e ci siamo visti, perché per telefono si telefoniava, insomma, mi ha raccontato la sua storia, perché lei aveva ereditato un appartamento dal padre che ci aveva ributtato da una parte e lo teneva in più, no? Come, cioè è un bene che ci aveva. Adesso sta in grossa difficoltà, in crisi economica galoppante come siamo tutti, e praticamente è andato in banca per facendo, diciamo,
ma adesso voglio far finta di fare ristrutturare l'appartamento e ti faccio dare 100.000 euro, no? E vado avanti per un po' di tempo finché non passa la crisi. È andato in banca, ha fatto le pratiche con il Jerome, con tutte le varie cose, e sono andato lì, gli ho trovato il telefono e fra un paio d'ore, veniamo, sei tranquillo, non c'è problema. Dopo due ore, guardi, insomma, praticamente pignorato. Questa è la situazione, ragazzi. Quindi il problema è un problema gravissimo di libertà, di democrazia. Voglio che qui stiamo dicendo che siamo in una democrazia. Non esiste più la democrazia fondata nei nostri vari contatori, non c'è più, perché hanno cambiato le leggi, hanno cambiato tutto quello che noi possiamo fare legittimamente. Insomma, questo mio conoscente che dicevo il primo deve fare una causa in America, a New York, per cercare di difendersi i suoi 88.000. Quindi io non voglio essere catastrofista e assolutamente pessimista fino all'ultimo, però vi dico, ragazzi, qui le cose bonariamente non si risolvono. Purtroppo io sono pessimista sotto questo profilo. Ci vorrà 6 mesi, 1 anno, 2 anni. Speriamo che esca poi un partito che finalmente prenda a cuore l'interesse della cittadinanza, della popolazione, di tutti gli stati sociali, perché ci siamo tutti dentro, a meno che non siete dei banchieri, che sono qui, dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni a che livello di noi. Una soluzione è quella che sta portando avanti Luigi Pauletti, ma secondo me, questo è un motivo per cui abbiamo discusso tante volte, non basta. Cioè bisogna creare qualcosa di più incisivo, qualcosa di molto più profondo e più dirompente. Terreno politico e economico. Allora, quello che dico io è chi adesso mi metterete forse a ridere, pensate questo è un pazzo scatenato, e in realtà io sono un pazzo scatenato, e proprio per questo dico delle cose veramente fuori dalla norma. Allora, quello che dico io è, lo stavo dicendo prima, è di eliminare totalmente il modo di pensare e di concepire la moneta, come si è concepito in questi 5.000 anni di civiltà circa. Dobbiamo andare verso quello che diceva Luigi, cioè una dimensione umana diversa dall'egoismo che ha contraddistinto questi 3-4-5.000 anni. Dobbiamo andare verso una società che ci abbia come senso comune il benessere collettivo. E quindi una proposta che sto facendo in questo momento, e la dico per la prima volta, ma adesso veramente va su internet, è di fare emettere la moneta a tutti, non solo alla banca, ma trovare un sistema che c'è, di far emettere la moneta a chiunque di noi nel momento in cui produce il valore. Per esempio, se io abito a Formello, c'è una fonte d'acqua minerale a Negri, ogni tanto vado a prenderla, è gratuita. Però se ci fosse lì uno che pretende di far pagare perché la fonte è sua, questa azione è una immissione nel circuito economico di valore, no? Perché l'acqua minerale ha un consumo, ha una richiesta. E quindi un suo mercato, una sua azione monetaria. Allora, io dico, attraverso un posto o qualche dispositivo analogo, di emettere la moneta lì sul posto, cioè con il mio codice fiscale, con il codice fiscale del rivenditore dell'acqua minerale e con tutta una serie di parametri da mettere a punto, io contatto l'ente emettitore centrale, la banca centrale, no? Il nostro ente istituzionale che creeremo per fare queste cose, e in quel momento l'emettitore mi dà il consenso per emettere per esempio 1 euro al venditore di acqua minerale. E io, però non 1 euro solo, il valore dell'acqua è 1 euro, allora in quel momento l'emettitore mette 1 euro per il proprietario della fonte è 1 euro per me, e da lì poi cominciare a rifletterci. Per esempio, io invece vado a comprare un paio di scarpe,
quindi non è un prodotto originario che già c'è un valore sul mercato, quindi già, non so, la tomaia, la pelle e tutte le altre cose sono già state prodotte e diciamo che il commerciante ha il suo 30%. Allora, ed è qui che entra in gioco diciamo, la filosofia dell'etica sociale, il venditore c'ha il suo 30% che deve essere, diciamo, definito per legge, non più che uno guadagna il 30%, il 100%, l'80%, il 300%. Chi rivende? Vende al 30% di utile. Il 30% di utile è rappresentato dall'emissione che io vado lì con la mia bella scheda magnetica, chiediamo i miei codici e i suoi codici l'emissione di moneta e il differenziale fra il prezzo d'acquisto delle scarpe e di vendita viene emesso in quel momento dall'emettitore. E così viene dato, ne so, su 100 euro che costa la scarpa, 30 euro al venditore e 30 euro a me. Fino a che poi, con una serie di passaggi successivi, che è molto lungo e non è qui il caso di fare, e termino appunto qui, c'è una questione, diciamo, morale che poi va messa a punto attraverso dei dispositivi. Spero di essere stato interessante, abbastanza sufficientemente chiaro, e ringrazio per l'attenzione.